Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi qui sul mio canale. Io sono Gigi e questo è YoRobby. Oggi progetto interessantissimo perché voglio costruire insieme a te un asciugamani elettrico, appunto da utilizzare o qui in laboratorio o, perché no, fissarlo in cucina. Per questo progetto partirò da qui. Utilizzerò questo. Sai cos'è questo? Te lo spiego subito. Questo è una componente di un phon per capelli da albergo, da muro. Qualche tempo fa, facendo pulizia, ho aperto degli scatoloni e c'era questo che ho salvato da un vecchio smaltimento. Quindi, insieme cosa faremo? Andremo a realizzare il circuito che appunto fa accendere questa ventola. Questo circuito lo realizzeremo con Arduino, quindi sensori, ultrasuoni e relè. Guarda questo video fino alla fine perché a fine video sarai tu a dirmi come devo completare la mia realizzazione. Ora però ho parlato troppo, mettiamoci subito al lavoro. Bene, quindi cominciamo a realizzare il circuito. Arduino Nano, cavo rosso e 5 V, cavo blu e la massa GND. Vado a collegare quindi come prima cosa il relè, quindi attacco 5 V e GND e successivamente digitale numero 9. Ora tocca agli ultrasuoni, quindi come prima, cavo rosso 5 V, cavo blu massa GND e cavo giallo sarà quello che manderà il segnale alla mia scheda, quindi analogico a 0. Ti lascio ovviamente qui sotto in descrizione sia il circuito sia appunto il codice di programmazione. Bene, perfetto, il circuito è pronto. Caricato il codice, prendo un power bank, accendo Arduino e vado a compiere i primi test. Fantastico, il relè si accende, quindi appunto gli ultrasuoni segnano la presenza della mano che passa a ridosso. Bene, quindi niente di più semplice. Ora prendo la ventola. Questa ventola all'interno, essendo una vecchia ventola di un phon, ha delle resistenze, quindi l'aria sarà calda. Ora prendo il relè e vado ad attaccare appunto il relè alla ventola, lì dove c'era il pulsante originario per far partire il phon. Pronti? Testiamo se funziona. Wow, fantastico! Sembra funzionare davvero tutto. Ora però aiutami a completare il mio progetto. Bene, quindi, come visto, questo è il risultato. Anche oggi ci siamo riusciti. Come dicevo, ad inizio video di fondamentale importanza è il tuo parere. Quindi tocca a te, fammi sapere innanzitutto se ti è piaciuto questo progetto. Inoltre, fammi sapere, secondo te, come devo realizzare la scatola che contenga il tutto, se utilizzare del legno o del plexiglass. E se ovviamente hai dei consigli da darmi, beh, fammi sapere qui sotto nei commenti. Io comunque qui sotto in descrizione ti lascio sia il codice che il circuito appunto per realizzare anche tu il tuo asciugamani. Quindi fammi sapere cosa ne pensi e noi ci vediamo sempre qui sabato prossimo con un nuovo progetto. Ciao!